Allora, pronti, non psicologicamente, mai nella vita, ma dobbiamo andare. E là, Andrea, Garof? Esatto, sono Garof. L'importante è crederci, preside. Anzi, credo sia giunto il momento di chiudere questa farsa. Tieniti pronta, perché sto per rivelarti la mia vera identità. Le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo. Preside, un uomo affascinante come lei, è difficile che riesca a nascondere la sua identità. La verità è che Garof altri non è che il preside dell'Accademia Arancia, ossia me medesimo Clavel. Lo sapevo già. Sono scioccato, ero convinto fosse un travestimento impeccabile. Ogni modo, questa non è l'unica rivelazione sconcertante che devo farle. La verità è che l'arcicapo del Team Star, meglio noto come Cassiopea, sono sempre io. Come? Ecco, lì ci credo molto meno, signor preside. Le assicuro che è così. È il momento di darle il via al duello finale. Parte la sfida di Clavel, il preside. Arrivo, Ania. Quaqual, è il Abbiamo momento, il Scarabra momento. sta chiedendo il tonno. È il momento. Miau. Dammi il cibo, cazzo! Infatti L'ho dato! Ma se gli fai Fior Tempesta? Glielo ho messo. A meno che non ti Prestigia dia. Fiori, quello Ah, prestigiafiore. che è. È il suo ultimo Pokémon. Sì, è il suo ultimo Pokémon. Teracristallizza. Se il più veloce il suo Quaquaval abbiamo un problema. Ok, prima noi. Dai. Oh, è bastato, meno male. Cos'è quella? Io non ti voglio dire. Prego! Ti voglio dire, ma poi dici Conarium è peggio. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Comunque, prego! Grazie. Le devo delle scuse. Ho mentito quando ho detto che ero Cassiopea. Ci Ma avrebbe mai detto. dai! Presidente Burlone! Birichino. Tornando a Cassiopea. Credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Anche noi! Non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Prof. Anzi, preside. Preside. I Io sono il... cazzi! Ma a parte quello, ma poi io... Mi scusi, io sono la protagonista di questa storia. Io mi faccio i cazzi degli altri. Sempre. Costantemente. Cioè, è un mio marchio. No, ma non rifacciamo come spada e scudo. Siamo i protagonisti, ci faccia fare roba. Sì, poco, Guardate uno si Saverio spera. con 200 HP, livello 65 e una Glock in mano. 200 HP, tutto cromato. E tu se dici sì! Andrea. Prego, fammi. Spero che Eh Cassiopeia sì. faccia il sorriso malvagio. Ma perché col cappuccio, tesoro? Tra l'altro il E per cappuccio nascondere costa. la sua identità. Sembra un tentacruel. Ti ricordo che in questo gioco i tentacruel sono un filo diversi. Mica non era vero. Dico che non era vero perché sembrava più un tentacool, non un tentacruel. Ragione, era un tentacool. Eccoti svelata la vera identità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. Io vorrei soltanto ricordare il flame pazzesco della scorsa volta. E visto che l'arcicapo ha creato il team in una situazione del genere, non deve essere certo la persona più sbagliata. Con le mie capacità a far sbucare dal nulla fiumi di crediti Lega e un gioco da ragazzi. Quindi tu hai rubato. Io ho dei crediti Lega che ha rubato ad altra gente. Tutte le tue fatiche sono servite ad arrivare fino a qui. Se mi sconfiggi, il Team Star avrà chiuso definitivamente.
ma allo stesso tempo una parte di me vuole che il Team Star continui a esistere. Parte la sfida di Penny del Team Star. Ha le braccina cortissime. Sì, 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 sì. E vabbè, cosa ti potevi aspettare da una che sì, cazzo! È la cosplayer di un Eevee. Sì, cazzo, l'Evolution! Il sogno che si realizza! L'Ifeo, no! Oh! Vaporeon! Ma Flareon? Flareon? Come? Questa è la battaglia della vita! Jolteon! Ora tirerai in... Sylveon, I fucking knew it. Andiamo. Kaori, compagno fidato. È l'ultima. Uno stile di otto impeccabile. Ora capisco come hai fatto a battere tutti i capibanda. Come hai fatto a perdere il martello. Sapendone prima i tipi andandoci con il counter. Sì, gran martello. Perché Sylveon è un altro wall speciale e fa malissimo anche. Cristallizzati, brilla lucente come le stelle, diventa ciò che hai sempre saputo di essere. Cos'è? Ci sono le Evolution, ci sono le Sailor Moon. Questa puntata ha superato tutto. Una cavonata. Soprattutto il martellone. Sono triste che non aveva Glaceon. Ehi, livello 67 per Kaori. È finita, ragazzi. Mi aspettavo che apparissero sulla cima del muro. Anche io mi aspettavo, la ripresa era tale che dicevo no dai, adesso appaiono tutti in fila sulla cima del muro. È ora di chiudere questa storia. Chiudere? Non avrai sul serio intenzione di sciogliere il Team Star? Ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione Star. Beh, abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola e li avete uccisi. Li hanno uccisi. Non siamo certo passati inosservati. Li hanno fatto ipnosi di massa e li hanno fatti andare via in quel modo. Però in fin dei conti non ci sono state né zuffe né altro, no, li hanno uccisi! Ci limitammo a dichiarare la nostra ferma disposizione a lottare se le vili angherie non fossero immantinente cessate. Yes. Non una goccia di sangue macchiò la nostra vittoria. Sì, però, raga, cioè, mi state dicendo che li avete tutti radunati in un unico punto e semplicemente gli avete detto o la smettete o ve ne andate e loro hanno preso e se ne sono andati? No, io ti ho detto, gli hanno fatto il lavaggio del cervello con un Pokémon psico. Con più Pokémon psico. Beh, del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare. Che cazzo gli hanno fatto vedere? Ti ricordo che in questo gioco esiste Mimikyu. Cosa hanno fatto vedere? Gli hanno fatto vedere tipo 5 Mimikyu in fila e gli hanno tolto i cappuccetti? Cioè, non si capisce. Esatto. Forse se la sono fatta solo sotto al solo vederci. Vero, ma poi se la sono data tutti a gambe levate, causando un gran scalpore. No, raga. Ortiz non c'era. Ortiz non stava vedendo. Secondo me Ortiz era davanti a tutti quanti e dietro succedeva il caos e i bulli si stavano cagando in mano. Già, pensandoci Ripeto, bene... Ripeto, se gli avessero solo parlato non ha senso. Già, pensandoci bene, la situazione non è delle migliori. Penserò io a sistemare tutto. Ho creato io il Team Star e sempre io vi ho coinvolti. Per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto. Un momento, arcicapo, sembra quasi che tu ci stia dicendo addio. Il dovere mi chiama
il mio pianeta ha bisogno di me. Addio. E grazie di tutto. Addirittura dalla finestra che li guardava. Quanto drama. Quanto spessa quella finestra, più che altro che non hanno sentito un culo. Attenda una... No, cioè, aspetta un secondo, volevo chiarire una cosa. Perché tu che sei l'arcicapo hai pianificato l'operazione Stardust? Ma te l'ha appena detto! Perché aveva chiesto al team di sciogliersi, ma nessuno mi ha ascoltata. Perché non gliel'hai ordinato? Si chiede ma non si ordina. È una regola del team. Regole, eh? Quindi anche i capibanda tenevano alle regole. Garof! Garof, porca troia! Li sconfiggi e si sciolgono l'intera divisione, sì! Garof, porca troia, li abbiamo sconfitti tutti e tutti quanti dicevano questa regola qua, questa regola qua, questa regola qua. Cazzo, Garof! Cassiopea, c'è un'ultima cosa che voglio chiederti. Il Team Star, anzi, i tuoi compagni di team, cosa sono per te? Non era Andrea la protagonista, scusate. Allora, la domanda non è sbagliata, però io ne avrei un'altra prima. Visto che c'è il team al 60 e quelli non arrivano al 50 e un anno e mezzo fa erano anche messi peggio, perché non l'hai fatto tu tutta sta manfrina? Loro sono il mio tesoro più prezioso. Splendido, ritengo di aver compreso appieno la situazione, cara Penny. Il One Piece! Cercateli! Ecco, vedete, noi dobbiamo sempre giocare a Pokémon. Le live di Pokémon sono sempre le più divertenti. C'è una questione che vorrei discutere con lei, mia giovane Penny. Ma Penny, certo, prima è opportuno troia rivelare la mia vera identità. Oh! Vorrei capire come cazzo fa. Esatto. Preside! Così come Cassiopeia era in realtà Penny, Garof era in realtà Clave. Drama! Ma perché? Per poter parlare da pari a pari con i membri del Team Star. Ho pensato che se gli studenti non si confidano con i propri insegnanti, tantomeno l'avrebbero fatto con il loro preside. Questa è una cosa intelligente! Finalmente, tra tutte quelle che ha detto. Cazzo! Bene, direi che potete uscire allo scoperto ora. C'erano, per davvero! Ci si rivede, capo. Romy. No, non è vero, non l'hai mai vista. Non lo puoi rivedere. In realtà non ci si è mai visti prima, non sapevamo neanche il tuo vero nome. Pruna, best character dell'intero gioco! Pruna è uno state of mind! Contemplare il volto dell'arcicapo per la prima volta è un immenso privilegio per le mie pupille. Penso. Infatti tieni gli occhi chiusi. Quindi il tuo vero nome è Penny, giusto? Come te la sei passata? Guarda esattamente. È come Shaoran quando si era innamorato di Yuri, che tanto poi si è innamorato di Sakura alla fine. Minchia raga, devo fare una maratona di Cardcaptor Sakura. C'ho una voglia di rivedermi tutto Cardcaptor Sakura. Finalmente ci incontriamo, ero molto preoccupata per te. Ma perché l'espola che ha un nome di merda è quella che mi piace di più, è quella con la faccia peggiore di tutti. Cioè, veramente, ho sentimenti contrastanti su Nespola. È una maschera. Ok, 3, 2, 1. Astra la vista. Ma almeno fatelo tutti in sync, mortacci vostra! Mi rivolgo al Team Star in qualità di rappresentante dell'intera accademia. Siete tutti bocciati. Vi porgo le mie più sentite scuse. Vengo subito alle conclusioni. Grazie, grazie preside. L'ordine di scioglimento del Team Star, nonché l'invito ai suoi membri a lasciare la scuola, sono revocati con effetto immediato. Tuttavia il Team Star è responsabile di una lunga serie di malefatte. Continue assenze ingiustificate, alterazioni agli uniformi della scuola, sottrazione di mobilio di proprietà dell'accademia, alterazione ai Pokémon cavalcatura e organizzazione di corse, eccetera, eccetera, eccetera. Simili infrazioni al regolamento studentesco non possono essere ignorate. Pertanto la vostra punizione sarà svolgere attività di volontariato. Sì, vorrei affidarvi al Team Star la gestione del CAS. Il CAS? Centro accoglienza speciale? C'hanno gli immigrati a Paldea? Come? Non voglio dire.
Però la Spagna viveva in un solo modo con gli immigrati. Cioè, Paldè e Pantelleria in verità non è la Spagna. Sì, vengono da canto. Centro Allenamento Star è un nuovo gruppo di strutture dedicato alla preparazione degli allenatori, istituito dalla nostra Accademia e dalla Lega Pokémon. L'idea mi è venuta osservando le incursioni di Andrea nelle vostre basi. Andrea, tu cosa ne pensi? Ma perché non chiedi a me? Vai! Vai, Mona! Vai! Toc toc. Bussa a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Andiamo a controllare. Penny? Prego, entri pure. Permesso? Sì. Però io dovrei avere una punizione più pesante degli altri, penso. No, non è per quello, ho fatto una cosa veramente brutta. Oh, sì, sì, i crediti. Aia. Zitta, Penny. I'm fucking ready. I crediti Lega che ho distribuito come compenso per l'operazione Stardust. Quelli sono stati generati illegalmente creando il sistema di gestione dei crediti Lega della sono Lega. Sono dei Bitcoin. Ah, questo è grave. Hanno rubato alla Lega. No, peggio. Oh, peggio. Hanno letteralmente fatto una delle cose peggiori che puoi fare in una nazione, ovvero sia creare inflazione contraffacendo la moneta. È peggio, c'è il penale per sta roba. Per il furto puoi cavartela anche col civile. Tra l'altro non mi risulta che sia possibile hackerare i sistemi della Lega Pokémon. E invece? Beh, non è così difficile. Volevo dire, mi scusi. Un branco di... cioè, no, nel senso... È come l'altra volta che dicete, sono tutti un branco di idioti. E tutti... A strada vista. Questo saluto lo abbiamo pensato noi sei membri fondatori del team. È così brutto che fa il giro e diventa bello. Lo dice lei. Porca puttana. È la questione dei crediti Lega generati illegalmente. Pensavo che per me sarebbe finita male. Invece questo è un videogioco e mi hanno perdonata senza problemi. Quindi com'è finita? Com'è finita? Mi hanno detto che posso ripagarli facendo volontariato come ingegnere alla Lega Pokémon. Sì, sai com'è? Cazzo, questa ci ha inculato alla stragrande senza problemi. Forse è meglio farla lavorare qui un attimo. E mi hanno chiesto di tornare dopo il diploma. Ah, quindi è un hacker bianco. Il preside e quella tizia, Lisma, mi hanno fatto molti complimenti. Mi hanno detto che ho tipo un talento straordinario. Per l'illegalità, però sì, ce l'ha, è vero. Allora ciao, astra la vista. Il viale della polvere di stelle è stato completato. Yeah! Piu, 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 piu. Cos'era quello? Fuochi d'artificio. Vi ricordo a tutti quanti, come sempre, di fare i bravi, di fare i buoni, di fare i biscotti. Vi mando un grande abbraccio, passate una buona serata e grazie a tutti. Ciao! Bye!